dato che c'è qualcuno qui che non ha capito probabilmente alcune parole, non tutto, ma qualche cosa. Allora, volevo dire, il Vangelo tutti hanno letto, quindi sanno di che si tratta. Una donna peccatrice è stata accusata da altre persone, dai farisei, che volevano lapidarla perché questo era il modo di trattare persone di questo genere. Ed ecco, c'è una cosa che interessa. Un bel momento Gesù si chinò e cominciò a scrivere qualcosa. Cosa ha scritto? Sarebbe curioso di poter andare là per un momento e vedere le parole che vengono scritte dal Signore sulla terra. Alcuni teologi dicono che erano gli elenchi dei peccati di quelli che stavano accusando la donna. E qualcuno ha guardato, ha visto il suo peccato e è scappato, perché se dobbiamo lapidare lei, dobbiamo lapidare anche me. E chi è che vuole mettere la testa sotto il piede pietre? Quindi non sappiamo, questo sono solo supposizioni. Ma la cosa bellissima in questo Vangelo odierno è questo. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Carissimi, accusare qualcuno è facile. Ma abbiamo mai guardato qui dentro cosa succede? Abbiamo il diritto di accusare, avendo noi stessi delle cose che non sono state dettate. Qualche peccato, più grande, meno grande. Carissimi, queste sono le cose che bisogna esaminare ben bene, perché le accuse si fanno con facilità estrema, ma poi è difficile di toglierle. È difficile di riparare la cosa che è stata fatta. Un bel momento, quando la piazza si è svuotata, gli accusatori se ne sono andati tutti quanti, rimase solo la povera peccatrice. Gesù chiese: dove sono? Nessuno ti ha condannata? E detto: ecco la risposta della donna. Nessuno, Signore, anch'io non ti condanno. La più bella assoluzione che è stata mai notata. Gesù di persona parla a questa donna e la assolve da tutti i peccati. Ma va e d'ora in poi non peccare più. Carissimi, noi abbiamo un grosso difetto, che ci fidiamo troppo di noi stessi. Siamo convinti che io posso farlo, ce la faccio. E poi caduto. Perché noi non siamo in grado di farlo. Dobbiamo avere un aiuto grande nella grazia di Dio. E senza questa grazia non c'è verso, non c'è persona che possa proteggersi dal peccato. E allora bisogna chiedere con piena fiducia nel Signore, che dia quello che è necessario, che ci insegni quello che dobbiamo sapere, che ci dia la grazia necessaria per poter difendersi e per poter essere a posto. Gesù ha lasciato anche una cosa grandissima, la possibilità di pulire l'anima in caso di peccato, la confessione. È un dono di Dio straordinario. Quante persone hanno trovato la pace potendo confessarsi, potendo scaricare
i loro pesi, potendo tornare al Signore pulite e con piena serenità. Cerchiamo di approfittare di questa occasione per ripensare nella nostra vita quanto è necessario di fare le cose, quanto è necessario di pregare il Signore perché ci aiuti nel nostro cammino e ci dia la forza di combattere il peccato.